Ci sono quelli che violentano donne e minori. Entrano in carcere, riescono e riviolentano donne e minori. Rientrano in carcere e riviolentano donne e minori e ci dicono: non riesco a frenare i miei impulsi. Io non ho dubbi. Se uno stupratore non riesce a tenere i propri impulsi, vuol dire che ha bisogno di un aiuto. L'aiuto si chiama in un modo: castrazione chimica. Non è un'operazione chirurgica, non è una tortura, è applicata in molti paesi europei, è un trattamento farmacologico che agisce sulla libido e col vostro aiuto sarà la nostra prossima battaglia. Un saluto ancora, Giulia, buongiorno!